E buonasera a tutti, terzo appuntamento con Terzo Tempo News, mercoledì 7 giugno 2017. Vito Troilo e Bartolo Pasquale. Buonasera Bartolo. Ciao Vito, ciao a tutti gli amici di Biceglie Viva. Quindi voglio ringraziare tutti coloro che hanno visualizzato le prime due puntate, sia in diretta Facebook, sia in replica sul nostro canale YouTube, nonché sul sito www.biceglieviva.it. Beh, la media delle prime due puntate è stata abbastanza incoraggiante, siamo contentissimi di ciò. Io parto da una manifestazione che si è svolta questa mattina in via Martiri di Via Fani, in via Le Calace, la giornata di chiusura delle attività sportive del secondo circolo didattico, professor Caputi. Oltre 700 bambini e bambine che, in rappresentanza delle 41 classi dei tre plessi, hanno preso parte a queste belle attività sportive di vario tipo. C'erano sia quelle attività che sono state svolte e all'interno delle palestre, negli orari pomeridiani, e all'interno anche nelle mattinate, negli orari curriculari. Attività che hanno accompagnato l'anno scolastico di questi bambini. E voglio sottolineare il dinamismo del secondo circolo e del dirigente scolastico Gaetano Ragno, che è stato molto, molto bravo anche nel gestire, d'intesa con l'amministrazione comunale, con l'assessore allo sport Rachele Barra, la situazione delle palestre dei tre plessi che riguardano il secondo circolo didattico. Può e deve essere d'esempio quello che sta facendo il secondo circolo, perché mettere in condizione oltre 700 bambini comunque di avvicinarsi alla pratica di uno sport è importante. Ce n'erano davvero per tutti i gusti. C'era il rugby, c'era la ginnastica ritmica, c'erano gli amici dell'Iris di Alessandra Sangilli, che non hanno potuto partecipare alla giornata dello sport di domenica 4 giugno per sopraggiunti impegni agonistici. Erano veramente in tanti, è stata una bellissima mattinata trascorsa in via Fani. Mi riallaccio un attimo solo alla giornata dello sport di domenica 4 giugno per rimarcare ancora una volta che Biceglie Viva è una realtà per la quale parla quello che voi potete leggere e vedere tutti i giorni. E sicuramente, io lo dico senza alcun tipo di timore, non c'è una testata locale in questa nazione che segua lo sport nella maniera dettagliata e approfondita di Biceglie Viva. Noi raccontiamo veramente di tutto, perché è troppo semplice e riduttivo pensare di poter fare giornalismo esclusivamente scrivendo quante volte può andare al bagno il centravanti del Biceglie Calcio, perché è facile fare visite, fare traffico su questo tipo di notizie. È facile parlare della pipì di un giocatore dei Lions o del Biceglie Calcio. È un po' meno facile parlare di chi si impone nelle discipline meno conosciute, di quello che fanno i ragazzi delle freccette, di quello che può capitare al tiro a segno nazionale, di un Maurizio Caccialupi che abbiamo nominato ieri nella pesistica. Questo è il ruolo di Biceglie Viva. E se qualche volta può capitare che ci sia una foto in più o una foto in meno di qualche attività, pensare che ci sia un disegno dietro è assolutamente stupido. È un comportamento che non ha senso, perché dietro non c'è assolutamente nulla. Noi non siamo qui perché ci ha messi qualcuno, non c'è nessuna volontà di alcun tipo che ci ha, né alcun medico che ci ha ordinato di essere qui a fare informazione sportiva. Noi facciamo giornalismo e giornalismo sportivo perché abbiamo dei meriti e delle capacità. Nessuno ci ha imposto qui, nessuno ci ha dato un posto fisso, perché fisso non è per stare qui. E se noi siamo qui è perché il pubblico risponde positivamente a quelle che sono le notizie e a quelle che sono
le nostre delucidazioni, mi verrebbe da Esatto. utilizzare un termine avvocatizio che è più, diciamo, nella saccoccia di Bartolo. Perciò tenete presente anche che Terzo Tempo News nasce essenzialmente per dare spazio a tutti. Se c'è qualche associazione sportiva che ritiene di non essere abbastanza seguita e ben coperta da Biceglie Viva, ce lo faccia sapere, daremo tutto lo spazio di questo mondo. È importante questo. Noi abbiamo bisogno del dialogo con le associazioni sportive. Fortunatamente, la stragrande maggioranza delle associazioni sportive di Biceglie sono formate da persone che mi conoscono, ci conoscono e sanno benissimo da quale tipo di modus operandi noi proveniamo e come agiamo e come lavoriamo. Perciò problemi non ce ne sono. La nostra redazione è in via Virgilio 12. Ci trovate, mi trovate personalmente, mattina, pomeriggio e sera. Io sono qui. Basta anche scrivermi su Facebook, ho il profilo aperto, mi potete mandare un messaggio, vi darò il mio recapito personale. Se qualcuno ha bisogno di chiarimenti, se qualche società ritiene che non venga ben promossa la propria attività, me lo può dire, mi può dare informazioni, me lo può chiedere, può tranquillamente dialogare e confrontarsi con tutti i componenti di questa redazione sportiva. Ve lo garantisco, non ci sono assolutamente problemi. Piuttosto, qualche atleta che ha conseguito a livello individuale dei risultati importanti potrebbe anche farsi avanti e venire magari a ritirare qualche riconoscimento che ha vinto, come il riconoscimento bicegliese dell'anno, che ha vinto qualche anno fa e che noi non abbiamo mai avuto il piacere di consegnare a qualche atleta, perché ci sono atleti che ci rispondono, atleti che vogliono avere un rapporto con noi, poi ci sono atleti di cui non abbiamo assolutamente alcuna notizia sotto il profilo personale, che non abbiamo mai avuto il piacere di conoscere, eppure si tratta di atleti a cui abbiamo, atlete a cui abbiamo dedicato oltre 100 articoli tra Biceglie in diretta e Biceglie Viva. Come minimo la curiosità di chiedersi: ma chi sono queste persone che ci seguono, che mi seguono in maniera così importante e che hanno fatto anche delle campagne promozionali importanti nel corso di alcune esibizioni, di alcune partecipazioni importanti di questi atleti a campionati di un certo livello, di livello internazionale? Insomma, la curiosità dovrebbe indurre queste persone a presentarsi in via Virgilio 12, visto che si tratta di persone che vivono e sono nate a Biceglie e credo sappiano che via Virgilio 12 è la traversa di via Piave, possono tranquillamente venire in redazione e chiedere di noi. Noi non abbiamo mai mangiato nessuno, noi non abbiamo assolutamente nulla nei confronti di nessuno. Cosa ci chiedeva Pietro De Toma, Bartolo? Allora, il nostro amico Pietro diceva, per quanto riguarda il problema della sporcizia dopo i festeggiamenti del Biceglie Calcio, come era prevedibile, lo avete dimenticato, nessuno ha ripulito. Avevate detto che trattavate la questione, invece il nulla. Beh, no, no, Pietro De Toma, no, la questione l'abbiamo trattata e come? Sarebbe bastato seguirci. Noi abbiamo detto e ribadiamo ancora a beneficio di Pietro De Toma e di tutti. Il Biceglie Calcio ha vinto il campionato è finito, siamo contentissimi. Adesso però bisogna rimuovere tutta quella parte coreografica su via Giovanni Bovio e via Imbriani. Qualcosa è stato fatto anche perché c'era il cammino delle confraternite, perciò era assolutamente Era necessario più perché che, dovevano sì, passare i era più che pennoni delle scontato, confraternite, scusatemi il necessariamente. gesto, i pennoni delle confraternite, e quindi insomma qualcosa è stato fatto. Per fare in modo che sia ancora chiaro, in diretta lo ribadiamo, bisogna sistemare la situazione. Non so chi lo debba fare perché non tocca a me fare il censore e stabilire chi si debba occupare di questo tipo di rimozione, ma vanno rimossi, anche perché tra un po' inizia l'altro campionato, perciò noi ci auguriamo che ci siano altre coreografie da fare per le squadre bicegliesi. Questa ha già dato e quindi attendiamo che venga risolto tutto quanto. Caro Pietro De Toma, siamo stati gli unici che hanno sollevato la questione stadio proprio ieri nel corso della puntata precedente di Terzo Tempo News. Siamo gli unici che stanno parlando di quanto sia pericoloso far cominciare tardi i lavori allo stadio. Insomma, un ruolo ce l'abbiamo anche noi. Detto
dovrebbe essere effettivamente tutto pronto per la settimana antecedente Ferragosto, quindi inizio agosto dovrebbe già essere eseguita la globale riqualificazione dello Stadio Ventura in tutti i suoi termini, quindi passando dal manto erboso fino alle barriere architettoniche, con la speranza che si possa consegnare alla città un impianto adeguato e dignitoso per una categoria importante quale la terza divisione nazionale. Bartolo, abbiamo detto ieri della chiusura dell'affare Ragno, il presidente Canonico ha preferito non replicare, Rispettiamo la rispettiamo assolutamente, scelta. ci mancherebbe altro, magari anche questo dà una mano a stemperare i toni, cosa che noi vogliamo che accada. Però il Biceglie, questo allenatore, lo deve trovare. Vediamo chi ci può aiutare a comprendere chi po possa occupare la panchina del Biceglie. Riepiloghiamo i nomi che sono stati fatti mentre Bartolo provvede al collegamento telefonico con il nostro ospite. Si è parlato di Nunzio Zavettieri, si è parlato di Dino Bitetto, si è parlato di Karel Zeman, si è parlato di Di Massimo Massimo Costantino. Costantini. Questi sono i nomi in Ed circolazione. eccolo Vito, c'è Vincenzo Lo Popolo in diretta con noi. Vincenzo, benvenuto a Biceglie Viva, benvenuto a Terzo Tempo News. Sì, buonasera Vito, buonasera Bartolo. Grazie Vincenzo per questo collegamento. Noi ieri abbiamo parlato della questione stadio e della questione allenatore, i due nodi che in questo momento attanagliano anche i sostenitori del Biceglie. Ti chiedo, sulla questione stadio, tu che opinione ti sei fatto? Vito, praticamente io spero veramente che tutti i lavori vengano eseguiti in tempi abbastanza seri, perché affrontare una Lega Pro senza stadio è una cosa, diciamo, non sarebbe, diciamo, opinabile per una città come Vicenza che per ben 13 anni, 14 anni ha fatto la C2, quindi bisogna essere celeri nei lavori, Vito, questa è la mia opinione, diciamo. Quindi bisogna attivarsi immediatamente, l'amministrazione comunale deve cercare di essere abbastanza veloce perché il campionato praticamente alle porte, quindi mancano 2 mesi e andare a giocare fuori casa, tra virgolette, le partite casalinghe non sarebbe un buon spot per la nostra città, ecco. E soprattutto darebbe dei disagi a una squadra che comunque parte E da alla tifoseria neopromossa. anche Bartolo soprattutto, Vito soprattutto, la tifoseria soprattutto che segue la squadra, che seguirà la squadra con la stessa passione che ha seguito appunto la vittoria del campionato di quest'anno. Esatto, ritornando anche alla questione, visto che hai nominato entrambi e voglio inserire anche te nel novero, ovviamente dei giornalisti e dei cronisti che hanno seguito, ci saranno anche difficoltà logistiche eventuali per tutti i nostri colleghi e per coloro che vogliono mettere in risalto la prima nuova importante stagione del Biceglie Beh, Calcio dopo sicuramente. 18 anni. Sicuramente. Sì, Vito, bisogna cercare appunto, come dicevo prima, di essere celeri soprattutto nei lavori, soprattutto anche a proposito di giornalismo, cercare di sistemare la tribuna stampa su Gustavo Ventura, che al momento risulta abbastanza, non dico fatiscente, però Antica, dai, per antica. antica, sì, molto antica, che ha bisogno appunto di un restyling abbastanza consistente anche per ospitare società che hanno un passato glorioso. Basta citare il Catania, basta citare lo stesso Lecce che avete citato ieri e via dicendo. Ci vuole soprattutto settore ospiti, tribuna, gli spogliatoi stessi, cercare di adeguarsi di una sala stampa consona al nostro blasone, ecco. Parliamo brevemente della questione Nicola Ragno. Era inevitabile un divorzio, una separazione tra la società e l'allenatore molfettese? Vito, per quanto mi riguarda il mio pensiero, le avvisaglie c'erano effettivamente, come avete già rimarcato ieri, dopo la partita di Nocera si captava che il mister Ragno non sarebbe stato l'allenatore del Biceglie in questa stagione, anche se per il mio modesto parere il presidente Canonico diciamo che non si è comportato in maniera
esemplare nei confronti del mister, perché avrebbe dovuto avvisarlo perlomeno con una telefonata. Sarebbe stato più opportuno un confronto diretto tra uomini, però anche una telefonata sarebbe bastata per poter dire al mister che non fai più parte dei progetti futuri. Ma sapere tramite il sito ufficiale del Vicere Calcio, in questo caso, che non sarei stato più l'allenatore del Vicere Calcio, non dà lustro alla nostra società, non ci si fa bene alla presentazione del campionato di Serie C, come verrà chiamata dalla prossima stagione. Tra l'altro, dopo la gara contro l'Arzachena, già tutto Legapro ventilava una successione tra Ragno e Dino Bitetto, quindi addirittura qualche scricchiolio poteva essere. Beh, sì, le voci giravano, inutile nascondersi. Ma effettivamente nessuno si sarebbe poi aspettato che questo sarebbe tramutato in realtà, ovviamente, con l'esonero a fine stagione del tecnico molfettese. Sì, basta, purtroppo già appunto dicevamo che la panchina del mister Ragno, sarebbe scricchiolata, anche se a me onestamente dispiace per il mister Uomo, che è una persona abbastanza squisita, una persona alla mano. Quindi per quanto riguarda l'aspetto umano è stata praticamente sbagliata l'impostazione dell'esonero, perché come ho già detto, bastava una semplice telefonata per dire al mister che non fai più parte del progetto. Quindi diciamo che il presidente non si è comportato abbastanza bene. Di contro, mister Ragno godrà sempre della nostra stima, perché è stato un uomo più anche sotto l'aspetto umano e soprattutto sotto l'aspetto calcistico, dato che sotto il mister Ragno siamo tornati in Serie B e siamo tornati dopo ben 19 anni nella vecchia Serie C. Ma qual è l'identikit del tuo allenatore preferito per il Biceglie Calcio, visto che abbiamo in queste tre puntate fatto una serie di nomi che i rumors ci hanno praticamente consegnato e inserito nelle nostre bocche? Quindi Massimo Costantino, che reduce da una stagione purtroppo mesta e triste con la Vibonese, Alessandro Potenza, se lo contendono tantissime squadre, artefice della clamorosa salvezza e playout con il Madre Pietradaunia, più Dino Bitetto, Karel Zeman e Nunzio Zavettieri, che sono i tecnici, diciamo, in pole position. Bartolo, a me piace un allenatore, ovviamente non ne faccio, anche perché credo sia ancora abbastanza presto per poterne fare, però a me piace un tecnico che sia più o meno speculare, come Nicol Ragno, che giochi un calcio spettacolare, che faccia divertire noi stampa e anche i tifosi che vengono allo stadio. Quindi io spero che arrivi un allenatore che continui il lavoro fatto già da Nicola Ragno e portato avanti, e più che altro faccia divertire la piazza, con qualche rischio ovviamente, però a me piace il calcio spettacolare, piace vedere il calcio giocato, piace vedere l'entusiasmo della gente, quindi spero che ci sia un allenatore che prosegua il lavoro fatto da mister Nicola Ragno. Ci stai facendo una sorta di identikit di Zeman, insomma, perché le partite eccitanti da segno 5-4, 4-3 le può dare magari lui. Esattamente, video basta. Parliamo della squadra invece, Vincenzo. Qui sono curioso di conoscere la tua opinione, perché tu comunque segui bene il campionato di Lega Pro. Secondo te, in quale reparto il Biceglie, rispetto all'assetto, diciamo, dell'organico attuale, in quale reparto dovrà intervenire in modo più massiccio per rinforzare il roster? Allora, Vito, io credo che intanto si deve intervenire soprattutto a centrocampo, che è stato, diciamo, non dico l'anello debole, perché comunque è mancato quest'anno, diciamo, un regista proprio dai piedi buoni qui a Biceglie. Abbiamo avuto Dioppe e Risolo, che non sono propriamente dei registi, ma sono degli interditori di centrocampo. Mancherebbe un regista che sappia impostare il gioco. In più, io credo che rispetto all'anno scorso è mancata anche una prima punta, perché ricordiamo che Lattanzio e Montaldi non sono propriamente prime punte, anzi Lattanzio è stato adattato a fare la prima punta, però noi sappiamo benissimo che può fare sia l'esterno che la seconda punta. Quindi
Indietro, diciamo sì, più o meno è andato bene, però servirebbe per quanto mi riguarda, poi ovviamente bisogna vedere appunto in base all'allenatore che sarà chiamato a dirigere le operazioni in caso di nerazzurro stellato, come vorrà che modulo vorrà adottare, che sistema di gioco. Però io credo che manchi un centrocampista dai piedi buoni, che purtroppo quest'anno, ahimè, il Cerone non abbiamo ben trovato, e una prima punta che sappia realizzare dei gol, considerando che anche se l'Attanasio Montalti quest'anno si sono mostrati molto prolifici in zona gol. I quattro difensori centrali, li terresti tutti? Senti, io credo, cioè D'Aiello non credo, anche perché D'Aiello quest'anno ha palesato paurosi cali di concentrazione che ci sono costati per nostra disgrazia dei punti, però più o meno gli altri, Petta e Miale, Vito, Li terresti? Petta perché è centrale che può fare benissimo la Lega Pro, e Miale credo che sia un uomo spogliatoio, quindi insieme al portiere Testa, secondo me, siano uomini spogliatoio in grado di centellinare il gruppo, mentre per quanto riguarda Posillipo non credo che rimanga a Biceglie. Parliamo invece dell'attacco. Hai detto c'è bisogno di una prima punta. Io onestamente dico la mia. Non credo che Anibal Montaldi possa restare a Biceglie per mille motivi, perché comunque Sì, anche questo secondo me. un giocatore della sua età legittimamente deve scegliere delle situazioni in cui può monetizzare. Parliamoci chiaro, e non c'è nulla assolutamente di male. E Anibal Montaldi ha tutto il diritto di pensare questo. Qual è il profilo della prima punta per una squadra, per una piazza che comunque ha bisogno, tutto sommato, di sognare, per una società che esprime un presidente che vuole un determinato tipo di calciatore? Vito, io credo che servirebbe una prima punta dal fisico possente, una prima punta che sa fare i cross dalle fasce, e giocando, abbiamo visto che comunque giocando sulle fasce quest'anno col 4-4-2 di Mister Ragno, comunque Lattanzio si è adattato bene al ruolo di prima punta, ha fatto appunto 16 gol, che non è poco per un calciatore del suo calibro. Però secondo me Lattanzio, al quale io mi auguro rimanga, perché ho già letto da qualche parte di varie Eh richieste da già, altre società vabbè, professionistiche, però tra cui ce il lo dovevamo ritorno, aspettare. esatto, tra cui il ritorno nella sua terra natia, Andria. Quindi Andrea. io mi auguro che rimanga a Biceglie, perché comunque può fare tranquillamente la seconda punta a fianco a una punta appunto, diciamo, fisicamente possente, che sappia anche realizzare i gol che ci servono, intanto credo l'obiettivo primario sia la salvezza, e poi chissà, ottenuta la salvezza magari si può puntare anche ai playoff, però prima bisogna pensare all'obiettivo primario, poi a tutto il resto. Te l'aspettavi l'eliminazione del Lecce dai playoff di Lega Pro? Onestamente no, perché io ho avuto modo di seguire la gara e il Lecce meritava ampiamente la vittoria. Poi sappiamo benissimo, e noi ne siamo anche testimonial, i calci di rigore sono un terno a botto, però al mio modesto parere il Lecce meritava di andare avanti, per quanto fatto vedere soprattutto nella gara di Alessandra, dove strameritava di vincere. Io ti faccio il nome di uno che è ritenuto un pallino del presidente canonico, chissà che possa fare al caso del Biceglie, visto che si parlava di piedi buoni a centrocampo, Mirko Guadalupi. Mi trovi spiazzato, perché Guadalupi quest'anno ha avuto dei vari infortuni, infatti è stato fermo nella seconda parte della stagione, è stato fermo 2 o 3 mesi, però se sta bene fisicamente, perché no prendere Mirko Guadalupi, sempre che voglia accettare un ritorno in Lega Pro. Eh beh, bisognerà vedere. Campionato che tra l'altro noi dobbiamo anche considerare questo. Campionato che ha 38 giornate, a meno che non succeda un cataclisma a livello di sparizioni in società, ma col girone a 20 tu devi giocare 38 partite, perciò ci vuole la panchina lunga Immagino decisamente davvero. lunga, sì. Sì, tra
Tra l'altro, Vito, oggi è arrivata notizia di 2 punti di penalizzazione per il Messina, quindi da scontarsi quest'anno, però diciamo che è una notizia, diciamo, io pensavo si scontassero la prossima stagione, invece no, pare che si debbano scontare la stagione appena passata, però alla fine. Comunque, Lucarelli non è stato confermato in panchina, però adesso vedremo, perché io credo che quest'anno credo il Catania sia la favorita numero 1 a vincere questo campionato. Poi bisognerà vedere via via come si attrezzeranno le squadre, Piscelli compreso. Eh già, che effetto ti fa l'idea di trovarti adesso a giocare questi derby con Lecce, Fidelisandri, Monopoli e anche con la Virtus Francavilla? Che effetto fa la Serie Vito, C? il Lecce è una primissima assoluta, credo, per tutti quanti, almeno Beh noi più sì, giovani, perché non abbiamo mai visto, a perché meno che negli non anni ci 60 non siano. c'eravamo. Quindi non credo ci siano stati precedenti, bisogna No, riprendere credo di sì, l'almanacco. credo di sì. Negli anni 60 sì, perché Lecce faceva la Serie C quando l'ha fatta il Bicelli, quindi ci sarà Ok, sicuramente almeno un allora precedente. per noi più giovani sarà una primissima in assoluto. Mentre per quanto riguarda gli altri derby, noi li abbiamo già vissuti, specialmente quello con la Fidelisandri, e ci sarà una rivalità molto, ma molto, molto accesa. Però anche se quest'anno credo che la Fidelis non farà una squadra vincere come 2 anni fa, quindi sarà un derby molto combattuto, così come gli altri con Monopoli e Virtus Francavilla. Parliamo proprio di Monopoli e Virtus Francavilla che stanno intelaiando il nuovo organigramma. A Francavilla sono giunti 2 nuovi direttori, il direttore sportivo è il famosissimo Nick Piedecaldo Amoruso, il grande Nicola Amoruso che ha militato in Padova, Fidelisandria, Napoli, Juventus, Parma, svariate squadre segnando veramente caterve di gol in Serie A. Consulente dell'area tecnica sarà nostro ospite prossimamente, lo attendiamo a braccia aperte a Terzo Tempo News, è Domenico Fracchiolla, un classe 84 che ha avuto esperienza addirittura E ha nell'Udinese. lavorato bene col settore giovanile del Bari, aggiungo anche questo perché Il Domenico progetto Academy Set ha Puglia è lavorato stato veramente veramente bene col Bari e per importante. lui questa occasione in Serie C è assolutamente meritata. Per quanto riguarda il Monopoli, invece, il nuovo DS dovrebbe essere Claudio Obedio, che sta avendo un pochino di problemi a Lucca, si Ma il Monopoli ventila dovrà una scegliere rescissione soprattutto contrattuale. l'allenatore, perché a Monopoli c'è una situazione un po' particolare anche a livello societario e insomma la formula tutti i presidenti funziona e non funziona, questo è da dire, questo è da dire Infatti è perché andato via Scipione Tagliente, Vito, sì. uno dei soci del Monopoli ha deciso di abbandonare, però bisogna Poi vedere com'è la non ho situazione. capito cosa è successo a Mastronardi, perché a un certo punto era stato inserito come, credo, direttore sportivo addirittura, non ricordo Sì, adesso. lui era presidente del Monopoli, però adesso sia un impasto societario sia a Monopoli che a Francavilla. A Francavilla appunto sarà tutto da vedere, perché con l'addio di Calabro, che ha fatto benissimo direi a Francavilla, anzi meritava forse di andare avanti al cospetto del più quotato Livorno, però alla fine la sputata di Ponte. Bisogna vedere con questi cambi di società e chi sarà l'allenatore anche a Monopoli. A Francavilla si parlava di Gaetano D'Agostino, ex Anzio, l'abbiamo visto noi la passata stagione, mentre a Monopoli si parlava di un altro ritorno, di quello di Massimiliano Massimiliano Falcosta, Tangorro. che prendeva il posto di Zanide. Però bisogna vedere anche nella riorganizzazione societaria come viene impostata, ecco. Campionato di Serie C che avrà ovviamente il prologo della Coppa Italia. Che cosa sogni per la Coppa Italia, Vincenzo? Qualche abbinamento prestigioso? Vito, tenendo conto che faremo la Coppa Italia di Lega Pro, speriamo bene, non credo faremo la Team Cup, perché la Team Cup è riservata, credo, solo alle seconde classificate, quindi se non dovesse rinunciare il Trastevere dovrebbe andare a fare la Coppa Italia dei professionisti. A noi tocca la Coppa Italia di Lega Pro, credo, quindi speriamo in degli abbinamenti, diciamo, buoni e poi il tempo e il campo soprattutto parleranno. Ringraziamo Vincenzo Popolo, ospite di Terzo Tempo News, gentilissimo, grazie, un abbraccio Grazie Vincenzo per Vincenzo. questa Grazie a voi chiacchierata. e buona
buona serata a te, Vito, e buona serata a Bartolo. Grazie, grazie a te Vincenzo, grazie di tutto per il tuo prontissimo intervento. Salutiamo Marcello Papagni, mi scuso con Mirella che ha sottolineato, avrei detto 7 luglio, ragazzi, ho sbagliato, mi porto avanti col tempo e sono premonitore, ovviamente è 7 giugno, pazienza, scusatemi, cioè, Ovviamente nessuno è c'è anche il perfetto. nostro amico Michele Chinelli che dice: vero è l'allestimento della squadra per poter consolidare la Serie C, però pensiamo effettivamente al Beh, campo. sì, Sono caro tutti, Michele ha la nostra comunità ragione. è preoccupata per la riqualificazione dello Stadio Ventura e il primo cruccio, che è la stanza dei bottoni del club nell'azzurro stellato, deve cercare di risolvere nell'immediatezza. Noi proveremo a chiederlo all'amministrazione comunale, stiamo spingendo affinché questo problema venga risolto, i lavori comincino. Tra l'altro, io apro e chiudo una brevissima parentesi. I lavori devono anche proseguire al di Lido perché c'è l'Unione Calcio che dovrebbe tornare a giocare a Biceglie, come è giusto che sia, sta preparando il prossimo campionato di eccellenza, ha fatto una scelta l'Unione Calcio che noi non abbiamo esitato un solo secondo a sostenere e sosterremo convintamente, quella di scegliere un giovane tecnico bicegliese per guidare la prima squadra, Luca Rum, a cui facciamo i migliori e più sinceri auguri di buon lavoro. Contiamo anche di averlo ospite, magari qui in redazione o anche La telefonicamente. menzione va anche a Raffaele Simone, che Sì, sarà la sua sarà il spalla in suo, panchina sempre un ex e che calciatore ha avuto una professionista. grande esperienza col Biceglie in Serie C2. Assolutamente. L'Unione sta imboccando una strada che ci piace perché sta veramente tenendo fede alla sua mission per i giovani e mi piace l'idea di questa squadra d'eccellenza con pochi senior a puntellare un organico formato da giocatori giovani che escono dal vivaio e vogliono mettersi in evidenza. È la dimensione giusta per il club presieduto da Enzo Pedone, cui va però messo a disposizione subito il Francesco Di Lido affinché possa fare la sua attività. Domenica 11 giugno, appuntamento col Memorial Pino Lo Sapio, organizzato dal Donuva. Nei prossimi giorni, credo venerdì, avremo qui con noi Emanuele Troilo del Donuva che ci spiegherà un po' nel dettaglio cosa accadrà domenica sui campi della Pescandora del nostro caro amico Tonio Tonio Papagni, che Papagni. purtroppo è retrocesso col suo Nettuno dalla C1 alla C2 di calcio a 5, ma siamo certi avrà modo di rifarsi. Bartolo, qualche battuta sul mercato? Tu come la vedi su questo allenatore del Biceglie? Io continuo a sostenere che il prossimo tecnico nerazzurro non è nell'elenco dei nomi che noi stessi vi stiamo facendo. Io ho questo sospetto che si stiano portando avanti dei nomi giusto per bruciarli, come se fosse una candidatura a sindaco. Utilizzo la metafora politica. Secondo me non sarà nessuno di questi. Tu come la vedi? Ricordiamoci che comunque i termini del contratto di Nicola Ragno si interrompono il 30 giugno, Sì, le quindi firme poi arrivano a luglio, però l'accordo si può fare prima, logicamente. abbiamo effettivamente 3 settimane per farci colare tanti nomi e chissà, può riscoppiare la pace tra Ragno e il presidente canonico. Non so se La sei andato vedo a prenotare l'aperitivo, come aveva detto Piero difficile, Indoriano. la vedo difficile, purtroppo, E insomma. comunque, certo è che bisogna prendere una giusta e saggia decisione per quanto concerne la guida tecnica, anche perché molti dei giocatori che sono stati fortemente voluti da Nicola Ragno potrebbero anche avere le valigie in mano e sono diventati degli specchi attrattivi anche per le altre Sì, società. è logico perché il mercato è il mercato, è la bellezza del mercato. Chiudiamo questa puntata di Terzo Tempo News con un appuntamento importante comunque da seguire. Sabato 10 giugno a Montecatini iniziano le Final Four del campionato di Serie B di basket. Montegranaro, Bergamo e Orzi Nuovi, Napoli, le due partite di sabato. Chi le vince va in A2.
Domenica le due perdenti di sabato si ritroveranno per giocarsi la terza promozione. Ci sarà una riunione con tutte le società della Serie B di basket, con i rappresentanti delle 64 società di Serie B. Naturalmente si attende anche la conclusione dei playoff di Serie C. Noi abbiamo Cerignola e Nardò, per cui facciamo il tifo affinché possano raggiungerci in Serie B. Naturalmente questa riunione organizzata dalla Lega Pallacanestro è una riunione in cui parteciperanno i Lions, che esprimono il vicepresidente della Lega di Serie B nella persona di Vito Quinto. Tra le tante cose si parlerà di mettere su una web TV dedicata al campionato di Serie B. Logicamente si può immaginare il mio favor affinché questo avvenga, visto che sono l'addetto stampa, è un segreto di Pulcinella, sono l'addetto stampa dei Lions, e ritengo fondamentale fare del campionato di Serie B una vetrina importante anche attraverso una web TV. Non so se ne abbiamo parlato nella puntata di ieri, però E tu non ci segui, Bartolo, è quello il problema. un'altra bellissima, ovviamente il lavoro mi porta ad occupare tantissimo tempo, però parliamo di questo protocollo d'intesa che è stato fatto tra la RAI e la Lega Nazionale Pallacanestro per quanto La riguarda Lega Basket, la la Lega Lega Basket, la Serie Basket. A, sì, è una cosa importantissima perché partono le finali, parte la finale scudetto tra Venezia e Trento al meglio delle 7 partite, cioè vince lo scudetto chi ne vince 4 su 7. A partire da gara 4, la finale scudetto del basket sarà trasmessa in prima serata su Rai 2. Naturalmente la mente torna agli splendidi anni 80 e primi anni 90, in cui il basket era sulla Rai in maniera massiccia. Si torna con la finale scudetto, è importante per il movimento della pallacanestro, che dopo un momento di sbandamento e di flessione sta rialzando la testa con grande orgoglio. A livello di vertice ha saputo mettere le cose a posto, lo ha fatto anche a livello di Serie A2, guadagnandosi una grande visibilità con Sky, che ha sposato il campionato di Serie A2 organizzato dalla Lega Nazionale Pallacanestro. Sta salendo di credibilità innanzitutto e di importanza anche il movimento di Serie B, e permettetemelo, Biceglie è una di quelle piazze che tira tantissimo tutta la Serie B affinché si possa crescere sotto il profilo della comunicazione, e le presenze al Paladolmen fortunatamente hanno ancora una volta baciato e premiato i Lions come una delle formazioni più seguite della pallacanestro italiana tra Serie B e A2, perché il pubblico che fanno i nerazzurri al Paladolmen se lo sognano in alcune piazze di A2. Insomma, la pallacanestro rialza la testa dopo un periodo buio. In Puglia ci sono un po' di problemi, i Lions insieme a Brindisi rimangono comunque capisaldi importanti e riferimenti per tutto il movimento. Insomma, questo premio della RAI, con la possibilità addirittura, se si dovesse arrivare alla settima e decisiva finale scudetto, di trasmetterla addirittura su Su Rai Rai 1. 1, ci fa tornare alla mente i momenti in cui le finali scudetto sulla Rai 1 ci andavano e facevano 10-12 milioni di telespettatori. Ricordiamo quella tra Milano e Caserta. Ovviamente noi meridionali siamo molto legati allo Lo scudetto scudetto vinto della nel Juve 91 Caserta. dalla Juve Caserta, quella splendida finale che fu vista da oltre 10 milioni di telespettatori in diretta di sabato su Rai 1. Sono cose che agli occhi di un bambino di 9 anni, quale io ero all'epoca, non si dimenticano. Emozioni che si provano e non si dimenticano facilmente. Bartolo, noi ci ritroveremo domani. Io vi auguro, sto lavorando affinché domani non possiate vedermi in video e possono esserci Bartolo e Cristina, non so in quale combinazione della nostra redazione sportiva. Avremo nuove notizie. Seguiteci su Biceglie Viva, perché fra poco pubblicheremo una bella ricca fotogallery della Festa dello Sport del secondo circolo. Vi ringraziamo per averci seguito anche lunedì
martedì. Era scontato che lunedì andassero un po' bene le cose per la partecipazione in collegamento telefonico di Nicola Ragno che Nicola Ragno. avevamo annunciato. Abbiamo deciso di fare due puntate una puntata, scusatemi, rinunciando all'ospite telefonico proprio per misurarci. Adesso ne abbiamo fatto un altro con un graditissimo ospite telefonico. Parleremo anche di altri sport nel corso di Terzo Tempo News perché ci sembra giusto dare spazio a tutti. Speriamo di poter avere una piccola panoramica proprio sulle Final Four della Serie B di basket. Andremo a curiosare tra queste quattro formazioni. C'è una piazza importantissima come Napoli. Napoli che nelle finali con Palestrina ha fatto registrare oltre 3.000 spettatori al Palabarbuto. E c'è di più, la diretta Facebook di gara 3 tra Palestrina e Napoli è stata vista da 15.000 persone, è stato un trionfo per la Serie B. Noi siamo contenti di questo tipo di risultati. Bartolo, a te la chiusura. Ringrazio veramente tutti, ovviamente continueremo a parlare se non di Biceglie Calcio, anche se molti sono attratti sia dal Biceglie Calcio che dai Lions, non dimenticheremo assolutamente neanche le altre discipline. Rinnovo ovviamente l'invito a tutti coloro che vogliono delucidazioni, chiarimenti, vogliono chiederci delle cose, la porta della redazione di Biceglie Viva è sempre aperta. Via Virgilio 12, siamo qui sempre per voi, non H24, Ma andiamo pure a però mangiare e a dormire, non stiamo andiamo a mangiare, a tranquilli. dormire, e se ci sono ovviamente degli eventi rilevanti o delle circostanze Di che causa, fa causa devono di forza maggiore, essere manco di quello. prima Non andiamo manco a pagina. pranzo, capita, ma fa parte del bellissimo mestiere che io faccio, in cui tiro anche altre persone che nella vita fanno altro, però si sanno assolutamente comportare in maniera professionale. Buona serata a tutti, a domani con Terzo Tempo Ciao. News.